Il blocco degli stabilimenti del gruppo Riva sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie. I parlamentari della Lega Nord si sono schierati con i lavoratori ieri in Val Camonica, in una delle sedi della Riva, hanno manifestato insieme a loro. Vediamo com'è andata. La Lega Nord qui al completo a difesa dei lavoratori della Riva. Oggi il nostro Parlamento è qua, sulla statale 42, mi spiace per il disagio per qualche automobilista e camionista, però o rialziamo la testa tutti insieme a difesa del nostro lavoro oppure è finita. Sono contento di dare un segnale a questi operai, al 1500 operai della Riva, dimenticati dalla politica, dalla magistratura, dalle istituzioni. Speriamo che serva, ci sono tanti giornalisti, c'è tanta gente. Politica è anche questo, oggi abbiamo deciso di non essere a Roma, di non essere in regione, di non essere in ufficio, oggi il nostro ufficio è qua. L'ufficio è questo e la fabbrica è questa, il lavoro è questo, la valle è questa. In questo momento la Val Camonica è separata dal resto d'Italia, magari qualcuno potrebbe dire magari, però speriamo che serva. Se domani il governo non si sveglia, siamo all'inizio e noi lo facciamo ancora e ancora e ancora e ancora, rischiando qualcosa, però d'altronde se uno fa politica con la Lega o rischia o cambia mestiere. Com'è possibile che una ditta che funziona viene bloccata con lavoro addirittura? Sono in Italia un giudice a Taranto può sequestrare i beni di un'azienda dall'altra parte del paese e lasciare in mezzo a una strada 1500 operai da 15 giorni senza stipendio e senza lavoro. C'è gente che non ha una risposta, ha lavoro ma non ha la fabbrica, quindi siamo alla follia. A me spiace fare questi gesti estremi, però sono orgoglioso di guidare deputati, senatori, consiglieri, assessori e sindaci che oggi non sono in ufficio ma sono qua. Questo inquadralo, questo asfalto è nostro. Queste montagne sono nostre, il lavoro è nostro e quindi speriamo di servire, ecco, speriamo di servire a qualcosa. Oggi protesta della Lega Nord a fianco dei lavoratori della Riva, la statale qui in Val Camonica è stata bloccata. Sì, l'abbiamo bloccata, servono anche questo tipo di manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica di un problema gravissimo che è quello del rispetto delle regole e del lavoro, e qui di lavoro ce n'è veramente tanto bisogno. C'è un governo che non solo in grado di creare nuovi posti di lavoro ma neanche di mantenere quelli vecchi, di aziende che funzionano, che hanno tanti clienti, tante commesse, e che è inspiegabile che oggi debbano serrare a causa di decisioni prese altrove. Situazione assurda che forse capita solo in Italia. Sì, capita in Italia laddove c'è la magistratura che giustamente deve fare rispettare le leggi, però lo fa senza coordinarsi con il governo che dovrebbe garantire lo sviluppo del paese. Ci sono due diritti che in questo momento confliggono e allora è proprio lì che la politica, il buonsenso dovrebbe prevalere, quindi tutelare la parte lese dal comportamento assunto o presunto comportamento assunto da chi ha sbagliato in quel di Taranto, ma anche tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi si trovano per strada senza capire i reali motivi perché il lavoro ce l'hanno. La Lega al fianco dei lavoratori della Riva, ancora una volta vicino al territorio, vicino alle problematiche delle persone. Qui non ci sono colori politici, ci sono delle persone che stanno perdendo il lavoro, deve esserci un immediato intervento, siamo qua a dare la nostra solidarietà. La Lega Nord al completo, qui per difendere i lavoratori della Riva. Ma ci mancherebbe, è un nostro dovere, ne dovremmo far di più perché veramente è un dolore vedere le nostre fabbriche, gente che lavora ma che per qualche magistrato di Taranto del Sud vengono bloccati e non possono fare il loro lavoro. Questo qui è il vero dramma. Ma io sono allibita di tutto quello che sta succedendo, questo governo che se ne frega di risolvere questo problema e che se ne frega altamente dei nostri lavoratori mentre si preoccupa di stabilizzare tutti i precari della pubblica amministrazione. Se veramente si vuole risolvere il problema delle nostre aziende, del nostro stesso futuro, questo governo si dovrebbe preoccupare meno delle formalità e guardare alla sostanza, cioè la gente del nord che lavora e gli altri parlano soltanto. Qui in Val Camonica sta succedendo una cosa veramente strana, una ditta che ha lavoro, che funziona, viene fermata per motivi che non c'entrano. Ah, questa è proprio l'emblema di questo paese, questa è una situazione che è veramente al limite della decenza. Credo che
il governo debba al più presto fare questo benedetto decreto e mettere in condizione un'azienda che ha gli ordini, che ha gente che lavora, che ha passione di lavorare in una zona dove, diciamo così, il primo credo di questa gente è il lavoro, e quindi abbiamo proprio bisogno che ci sia una possibilità proprio da parte del governo di mettere in pista qualcosa di serio. Ed è emblematico proprio il fatto che un'azienda che funzioni paghi le colpe non sue ma di un'azienda più grossa che sta a Taranto, diciamo la mamma, ed è una problematica che oramai è ventennale. Taranto è un disastro e io credo che questi operai, questa azienda venga utilizzata come merce di scambio. Questo sarebbe vergognoso. E siamo qua proprio per dimostrare il fatto che c'è una politica comunque che sta attenta a certe esigenze. Purtroppo la chiusura delle aziende in Val Camonica a seguito dei procedimenti demenziali che sono stati adottati non solo produce crisi per quanto riguarda le aziende direttamente coinvolte, ma anche per tutto l'indotto della Val Camonica e della provincia di Brescia. Quindi un momento di solidarietà nei confronti dei lavoratori che sono a casa da 15 giorni e che non sanno cosa sarà del loro futuro, un momento di solidarietà portato da tutti gli esponenti della Lega Nord a livello regionale, a livello parlamentare. È necessario sensibilizzare tutti, perché abbiamo visto ieri a Roma il question time di Davide dell'onorevole Caparini, alla fine la risposta che ha avuto dal governo, praticamente nessuna risposta, quindi è necessario impegnarsi. Anche la Regione Lombardia è qui a protestare al fianco dei lavoratori della Riva. Sì, siamo qui a protestare appunto a fianco dei lavoratori proprio per sostenerli in questa spiacevole situazione in cui si sono trovati. Io appunto eletta in Valle Camonica sono la prima che devo mettermi vicino a loro, perché mi rendo conto che le loro famiglie stanno soffrendo per questa situazione e anche la perdita di lavoro. Trovarsi sulla strada dalla mattina alla sera sicuramente non è piacevole, con delle commesse, con un bilancio diciamo a posto a livello della loro azienda. Allora siamo qui proprio oggi a dare il nostro contributo, non sarà molto, ne abbiamo dato in regione, ne abbiamo date anche al Parlamento, ci sono qui diciamo i nostri eletti, e tutti insieme cerchiamo di attirare l'attenzione per fare in modo che si risolva, specialmente domani con la firma del decreto, questa situazione veramente impensabile. Non avrei mai pensato che succedesse una cosa simile, chiudere delle aziende che lavorano per lasciare aperto quelle in difficoltà. La cosa assurda è che bisogna salvare un'azienda che va bene, che ha lavoro. La cosa assurda è questa: non bastano solo le aziende che oggi non hanno lavoro, non basta solo le aziende che oggi non hanno crediti, non basta solo le aziende che oggi non vengono pagate dalla pubblica amministrazione per cui non riescono a tirare avanti, ci sono anche le aziende che hanno lavoro e purtroppo i magistrati gli bloccano tutti i beni. Posso capire da un punto di vista giuridico la posizione dei magistrati, però a volte bisognerebbe trovare anche una soluzione di buon senso che purtroppo a volte manca in Italia. La realtà di Alzano è una realtà di valle, un po' come qua in Val Camonica. Lei quindi conosce bene cosa sta succedendo, la crisi si sente ancora di più in queste zone. La crisi si sente ancora di più in queste zone perché la realtà di Valle era una realtà dove ovviamente c'erano delle piccole e medie imprese, non c'erano grandissime industrie, per cui nelle grandi industrie si può fare cassa integrazione, turnazione, contratti di solidarietà. Nelle valli sono valli da 100-200 posti di lavoro, ma che comunque la somma di questi 100-200 posti di lavoro creano migliaia di posti di lavoro. La crisi è ancora proprio pesante, chi dice che in fondo al tunnel si vede una luce e non sappiamo quale luce sia, noi onestamente stiamo soffrendo, soprattutto perché gli operai, finita una volta anche la cassa integrazione, non sanno più che pesci prendere. Mi auguro veramente in una ripresa, l'Italia purtroppo dimostra di non essere alla pari con gli altri stati europei in questa ripresa, mi auguro in una ripresa perché diversamente il rischio grosso che la gente possa arrivare anche a compiere degli atti che fino ad oggi sono stati così mitigati, chiamiamolo, dal buon senso, ma a un certo punto il buon senso può anche venire meno.